2 anni fa ci fu un articolo di Tele Lombardia che parlava di un passaporto ritirato a Zanga. Allora noi lo riportammo in trasmissione, giusto prendersi le responsabilità. Senti cosa ti vado a ritirare fuori. E noi fummo massacrati. Nonostante questa cosa fu riportata da Tele Lombardia, dove c'è ancora un articolo di Tele Lombardia, andate a ricercarlo, dove dice che a Zhang poteva essere stato tolto il passaporto come successo a Jack Ma. Noi siamo stati massacrati. Come stamattina continuano a fare dissing a noi i difensori dell'Inter, soprattutto i difensori dell'Inter, quelli a pagamento che ormai fanno live con 177 persone. Ma la gente, ricordatelo bene, la gente non è stupida. Allora, voglio fare un sunto, un breve sunto, un velocissimo sunto, perché da questa bocca e da questo canale le cose sto per dire e sfido chiunque a dire il contrario, non sono mai uscite. Zhang arrestato. Da canali dell'Inter e da canali anche non dell'Inter, lo sta dicendo, lo stanno scrivendo, lo stanno dicendo tutti. Zhang arrestato. Sacchi che dice chi vince con i bilanci in rosso è come rubare. Inter schema Ponzi, è inutile che vi spieghi cosa, cioè non vi devo spiegare cos'è lo schema Ponzi. Lo schema Ponzi è definito, cioè di solito. Non tutti, ma molti per lo schema Ponzi intendono una truffa. E loro cosa fanno i difensori dell'Inter? Non è che vanno a rispondere a questa gente qua. Attenzione, parlo dei difensori dell'Inter, anche di tutti i giornalisti che stanno scendendo, parlo anche di loro, di tutti i giornalisti che stanno scendendo su YouTube, perché ormai tutti si aprono il canalino. Poi te le ritrovi un anno fa che ti prendono in giro e poi te le ritrovi con lo spritz che parlano di arabi, perché è questo che bisogna dire e che bisogna sottolineare. Ma quello vi dico io, ma anche ai canali YouTube dell'Inter storici, no? Che ci avete attaccato anche voi perché parlare di nuova proprietà, per ora c'è Zhang, ma anche voi, a parte i giornalisti che sono scesi su YouTube, ma anche voi, canali storici dell'Inter, perché non andate a rompere i coglioni di chi parla di Zhang arrestato, Inter schema Ponzi, vincere con i bilanci in rosso e come rubare. Perché non andate a rompere i coglioni a loro? Visto avete rotto i coglioni a noi anche l'anno scorso. Per qualcuno lo so perché qualcuno non va a rompere i coglioni, perché ormai è alla frutta, fa live con 200 persone. Vi sembrerà impossibile, ragazzi, perché io non sono nessuno, io non sono uno YouTuber, sono un tifoso come voi. Ma fare dissing a noi può portargli qualche soldo e gli può far fare la spesa. Rompere i coglioni a chi dice che Zhang è arrestato, parlo anche di altri canali, non di canali dell'Inter, non gli porta nulla. Ecco perché. Questo però cosa ti fa capire? Ti fa capire che a tante persone, a troppe persone che parlano di Inter su YouTube, sono lì che violentano l'Inter, che sfruttano l'Inter solo ed esclusivamente per soldi. A noi ci hanno rotto i coglioni per 2 anni perché parlammo di un passaporto ritirato riprendendo un articolo di Tele Lombardia, perché noi riprendemmo un articolo. Ad oggi ne stanno dicendo di tutti i colori e loro cosa fanno stamattina? Fanno dissing a noi. Questo no, non ti serve un disegnino dell'Inter, a questi qui non gliene frega nulla. Per loro l'importante è fare dissing, cercare di fare visual e tenere in vita canali di 50.000 iscritti, 50.000 che fanno live con 180 persone. La nostra ultima live prima della disgrazia, 720 persone, un canale da 8.000 iscritti nato un anno e mezzo fa. Capisci perché fanno questo? A questi dell'Inter non gliene frega nulla, ma io parlo anche con i canali dell'Inter storici. Perché non andate a rompere i coglioni a questi qui ora? Perché? Perché? Schifo! Stanno dicendo che hanno arrestato il presidente, che siamo una truffa, che si ruba. Perché non dite nulla ora? Perché? Avete rotto il cazzo a noi 2 anni? Perché? Ciao Inter!